Meridio News invece ci parla di Bronte nel Catanese, dove un autobus in panne ieri ha bloccato Corso Umberto, la strada liberata dopo 2 ore, ma è polemica. Traffico in tilt ieri pomeriggio lungo il Corso Umberto di Bronte. Intorno alle 14 un bus della ferrovia Circumetnea è rimasto bloccato per ore in mezzo alla strada. Il bus, come ogni giorno, percorreva la strada principale del paese per prelevare i ragazzi che uscivano dalle scuole superiori e portarli nei vicini comuni di Maletto e Bronte. Improvvisamente però, giunto poco dopo Piazza Cimbali, una Lancia Y ha impedito il passaggio del pesante mezzo, che per superare l'ostacolo è salito sul marciapiede quando improvvisamente si è spento. Dietro si è subito formata una fila di auto che non sono riuscite a passare. Sul posto è giunta la polizia municipale, che ha deviato le macchine lungo le vie adiacenti, con il mezzo rimasto fermo per circa 2 ore. Dopo vari tentativi, improvvisamente il bus è ripartito, consentendo lo sblocco del traffico. Nel frattempo era giunta anche la proprietaria della macchina, lasciata parcheggiata in divieto di sosta, e che si era allontanata per andare da un medico con l'ambulatorio in zona. Ha spiegato alla polizia municipale intervenuta. Il problema quindi si è risolto, ma rimane appunto invece quello relativo alla viabilità nella stessa via.